Siamo un gruppo di lavoratori dello spettacolo e abbiamo deciso di mettere in scena i fatti finora noti sulla faccenda della trattativa Stato-mafia. Cos'è la trattativa? È quello che ci hanno detto i mafiosi? Il processo poi se lì. Tutta una farsa. O quello che non ci hanno detto i politici? Non conoscevo fisicamente Borsellino. Com'è possibile che non lo conoscessi? Io dico che è possibile perché io non lo conoscevo, però gli ho stretto la mano. È un patto che c'è sempre stato? Ci chiediamo il perché di questo muro contro muro tra lo Stato e Cosa Nostra. Un patto che si è rinnovato? Hanno funzionato queste bombe. Parliamo delle ambizioni della cupola? Questo è il papello che viene da Rina e questo è il contropapello di mio padre. Di mafia e massoneria? Lei sarebbe in una lista con Gelli? Donna provocatoria questa. Di mafia e imprenditoria? Sta costruendo tutta una città. La chiamerà Milano 2, robetta seria. Dei soliti Dell'Utri e Berlusconi? Uno di Cosa Nostra non può avere un amico come di questo tipo. Ah, quindi è Dell'Utri che si è imbarazzato e si è allontanato da Berlusconi, certo. Non Berlusconi che si è imbarazzato di Dell'Utri e l'ha allontanato. No, al contrario, perché in Cosa Nostra ci vuole molta serietà. Parliamo di una tragedia o di una farsa? No, non si va più nel covo. Parliamo del passato. Era il 92, estate. Si doveva fare un movimento per far nascere un partito nuovo, forte. O parliamo di oggi. Io ho fatto un sogno. Ho sognato un paese in cui tutto, camorrista, inzaghettista, mafiosi, ci tenevamo per mano. Un paese in cui potevamo continuare a sparacchiare con amore, senza nessun magistrato fotoscandalo scassa la nicchia.